bagnata, sta maschera nera tutta silhuata. Sketch inglese, francese, americano, gente fuori.
ma io non sono morto ancora, gente bella. E stasera, con sta compagnia bella, ne volimmo fare una bella farsoletta. E allora dopo questo inizio con balletto e presentazione passiamo alla prima farsa in programma per questa serata, che ha per titolo Pulcinella, carabiniere volontario. Buon divertimento! Star lontano da casa mia. Poi la mia ragazza Carolina, sono 3 mesi che non mi scrive. Dice bene quel vecchio proverbio: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quando penso a casa mia mi assale la malinconia. È proprio vero, la nostalgia è una brutta malattia. È già il momento delle nuove reclute. Speriamo che non capiti il solito imbranato che non capisce niente. Una Teresa tagliare! Tengo qua! Che disse a casa tua! Ma perché è casa tua? Questa è una casermola! Sappi che la caserma è la casa del carabiniere! Lo saccio! Io sono un maresciallo, quindi sono in casa mia! Ui, un maresciallo! Dimmi, qual è lo scopo della tua visita? Allora, io ho uno scopo, sì, tengo uno scopo grande, uno scopo grosso, insomma, uno scopo. Avanti, sbottonati! Uè, maresciallo, ma che faceva? Ma che ti pare che mi sbottono qua davanti a tutta questa gente? Che cosa hai capito, cretino? Sbottonati! Insomma, parla, dimmi cosa vuoi! E parla come ti ha fatto mamma! Sbottone! Maresciallo! Io voglio fare il carabiniere! Vuoi arruolarti? Sì! Allora devi fare la domanda! Un'altra volta! Maresciallo, io voglio fare il carabiniere! Ho capito! Ma devi fare la domanda! Ma che sei sotto? Maresciallo, voglio fare il carabiniere! La domanda scritta intendevo! Insomma, dammi il tuo nome! No, è come te lo do! Io ne tengo uno, se lo do a te rimane senza! Dimmi come ti chiami! Eh? Pulcinella! Pulcinella, e poi appresso! Appresso non ci sta nessuno! Come ti chiami di cognome? Pulcinella Citruno! Il nome del padre? Del figlio dello Spirito Santo, amen! Credi di essere il catechismo? Ma avete cominciato voi! Smettila, scemo! Intendevo come si chiama tuo padre! Pensavo che stavamo in chiesa! Beh, mio padre si chiama Gianco Cozza! Sei andato a scuola? Sì! Che scuola hai fatto? Tutte le scuole! Hai fatto tutto il corso? Sì, a piedi, fino a piazza con le bicicletta. Basta! Dove sei nato? Dove sono nato? Mannaggia morto, non me lo ricordo. Dunque, dove sono nato? Sono nato in un posto che non me lo ricordo. Possibile? Non me lo ricordo, Maricia. Cercherò di aiutarti. Meno male. Sono nato proprio da quelle parti, mi pare proprio là vicino, in un paese che sta tra Torino e Reggio Calabria. Sei parmigiano? No, sono pecorino. Maresciallo, sono nato in quel posto, in quel paese bello assai, dove si canta sempre e ci sta sempre il sole. Ah, ho capito, tu sei napoletano. Sì, sono napoletano. Maresciallo, posso farmi una domanda? Dimmi. Venite a casa. Maresciallo, ma in questa casermola a che ora si mangia? Che razza di domanda è? Pensi solo a mangiare! Va bene, maresciallo, via. Vado a prendere un fucile, facciamo prima un po' di addestramento. Come? Dobbiamo fare prima la testa e pulimento?
mento. Io c'ho la fame che non ci vedi e questo vuole fare prima la destra e poi il mento. Mi è stato impossibile trovare un fucile. Tieni, fai finta che sia un fucile. Maresciallo, come siamo muoiati? Facciamo la guerra con le mazze di scopa. Basta, basta. Adesso dobbiamo fare l'addestramento. Va bene. Al mio urlo, botte da orbi, devi essere un leone. E come sarebbe essere un leone? Devi essere coraggioso, forte, insomma, botte da orbi è il primo che capita. Va bene, Attenti! Sì, ecco. Dritto! Sì! Testa alta! Vai qua! Così! Riposo! Ah, meno male, lui! Che cosa fai? Che c'è? Niente, tu hai detto riposi, mi sto riposando. Intendevo! Rimettiti a riposo! Va bene, va bene. Allora, dove siamo arrivati? Dobbiamo fare l'addestro con il mento. Vai! Allora, che devo fare, maresciallo? A terra, fai la piscia! Maresciallo, ma che sei ubriaco! E perché? E che mi metto a fare la piscia davanti a tutti questi bambini? Che cosa hai capito, cretino? Fai la piscia vuol dire strisciare a terra! Avanti, striscia! Ah, devo strisciare sì. A terra? Ma perché? Che animale è questa piscia che si striscia? Come striscia la... A vento sul terreno! Ah, col vento sul terreno! Che cosa hai capito? Vendi sul terreno! Maresciallo! Lo stomaco sul terreno! Ah, lo stomaco, meno male perché mi stavo venendo in mal di testa. Allora, la bici sta col ventre, con lo stomaco sul terreno. Ecco, non mi piace con lo stomaco, lo faccio con la schiena. Questa c'è la bici. Che c'è? Sento dei passi dei nemici. Mamma mia! Avanti! Botte d'orbi al primo che capita! All'assalto! All'assalto! Al primo che capita? Sì! Allora maresciallo, ti arrendi? Sì, sì, basta. Ho vinto la guerra. Adesso mi potete arruolare nei carabinieri. Sì, sì, sì. Oh, bene. Adesso che sono un carabiniere, vi devo fare una domanda importantissima. Dimmi. Maresciallo, ma secondo voi è più veloce la cacca o la luce? La luce, io non so di domandare. Ma noi sbagliate la cacca! E perché? Perché l'ultima volta che sono andato in bagno non ho fatto in tempo ad accendere la luce e mi sono cagato addosso! Basta, sono disastro! Esci, via! Gentilissimo pubblico, cari amici turisti, la prima farsa è stata proposta, adesso provvediamo a un velocissimo cambio di ambientazione scenica e dopodiché vi presenteremo la seconda farsa in programma per questa serata, che ha per titolo Pulcinella e il rivale. Buon divertimento!
vestito di bianco, naso a tartufo, accento napoletano, tutte le sere si presenta qui e si mette a fare la corte alla signorina Gabriella, la mia fidanzata. Voglio proprio conoscerlo, questo bel gingillo, questo Don Giovanni. Lo aspetterò qui. Com'è bello, com'è bella, città e mulla ce n'è. Ora chiama Gabriella che si affaccia a finestrelle. Signore, buonasera. Buonasera. Lei mi conosce? Mai visto. Permette che io mi presenti? Preche, preche. Dario, Lampadario. Uè, e mi presento pure io. Dina, Lampadina. Mi hanno detto che tutte le sere viene qui e si mette a fare la corte alla signorina Gabriella, la mia fidanzata. Ma che ne vai, no? È la mia innamorata. Lei è pazzo. Gabriella a me ha promesso il suo amore. A me ha giurato il suo cuore. E a me mi ha promesso un fegato della curatella. Quella donna è mia. Ma che ne vai, Gabriella? Va bene solo a me. Non la possiamo sposare entrambi. E ce la sposiamo nell'autobus. No. Uno di noi due deve sparire. E sparisci, va. Sciò, sciò. Ci batteremo in duello. Ah, come sarebbe un budello? Ho detto duello. Ah. Come lo vogliamo fare? Lo facciamo in bianco? No, facciamolo al pomodoro. Che cosa? Il budello. Intendevo dire come ci vogliamo battere. Ah. Facciamo la spada o la pistola? Non potremmo fare a bastonate? Un duello stile giapponese. Sì. Lei sta in Giappone? Sì. Da vicino. Dove? A Marina di Camerot. Non sarebbe meglio farlo alla pistola? No, per carità! Io sono delicato di stomaco, il piombo non lo digerisco. Allora vado a prendere un altro bastone. Mi raccomando. Sì. Si prepari a morire. Altrettanto. Mammi, il casente puzza di mazzato. Ne prenda uno. Dammi questo. Siamo pronti? In guardia. Uè, piano piano, lampadario, non ci facciamo male. E dirò: eccolo il tuo spasimante, per te mi sono battuto, credevo che tu volessi bene solo me. Addio. Lampadati, credevi che ero morto, invece sono vivo e ti do un sacco di mazzato. Sono contenti che noi ci sposiamo. Oh, che bella cosa! E tu sei contento? Come no? Allora saprei già cos'è un matrimonio. E non guai.
Ma no, il matrimonio è un legame che fonde due persone. Ah! Tu ti fondi a me. A te? E io mi fondo a te. E resto fonduto per tutta la vita. Ma no, il matrimonio è una catena che lega due esseri. Ah, no. Lega un essere solo, perché chi l'ha può come di suo. Ma non lo può. Ci vuole il consenso dell'altro. Eh no, e allora può come di suo con tutto il consenso. Ma no, ma allora sei contento? Sì, sono contento e sono felice. Ma il pubblico che dice? Mi vorrà perdonare? Ebbene, se mi perdona sta gente bella, vi rimando alla prossima farsolenta. Avevamo promesso teatro e danza napoletana e così è stato, non poteva mancare una classica tarantella. Ma proseguiamo la nostra serata, gentilissimi ospiti, gentilissimo pubblico, con ancora una farsa. Questa però che vi proponiamo è un vero e proprio esperimento teatrale. La Bottega del Sorriso è anche laboratorio per ragazzi, come avete potuto vedere. E questo è un vero e proprio esperimento perché, ispirati a un'opera del grande Raffaele Viviani, abbiamo estrapolato una pièce, una scena dal Circo Equestre Sgueglia, commedia in tre atti, e l'abbiamo trasformata in una piccola farsa con Pulcinella e Felice, Sciascia Mocca in Le Polpette da Giudicare. Buon divertimento! Pulcinella è di nuovo in ritardo. Non rispetta mai gli orari prestabiliti fin dall'inizio. Se vi dovesse capitare di avere un appuntamento con Pulcinella, sappiate che farà sempre tardi. Ti sembra questa l'ora di arrivare? Perché, Felì? Cosa vorresti dire, che sono forse in ritardo? Certo che sei in ritardo. Felì, ma tu sei stata a scuola? Sì che sono stata a scuola. E l'hai studiata la...
La matematica? La matematica! Questa qua, l'hai studiata? L'ho studiata, ma questo che c'entra? Come che c'entra? Dimmi un poco, 12 meno 10 quando fa? 2. Che ore sono? Le 2. E allora sono in orario. È inutile, sei sempre lo stesso. Prima poi non ce la faccio. Che cosa? Non ce la faccio, io tengo fame. Io non mangio da 2 giorni, io ho una fame che hai non fame? Si vede. E allora ti posso offrire qualcosa io? Grazie Felipe, tu sì che sei un vero amico. Caccia sta cosa da mangiare che io sto morendo di fame. Cameriere, portate in tavola. Morivo un carabiniere. Ho il cano carabiniere. Che puttana. Pulpette. Grazie Felipe. Ma me le mangi subito e subito io. No! Prima te le devi guadagnare! E io sapevo che chi si cacciava un turco! Il che? O turco! Il turco! Il turco! Il trucco! Inganno! Il trucco! Il turco, io come ho detto! Facciamo come se ci trovassimo nel giorno del giudizio! E queste polpette fossero le anime vaganti da dover giudicare! Ah! La bocca mia sarà il paradiso! La bocca mia sarà l'inferno e la tua il paradiso. Ah, beh, ah, faccio io paradiso. Sono pure vestito come un angioletto. Allora, fammi capire, Felì. Facciamo questo gioco. Queste polpette sono le anime da giudicare e oggi è il giorno del giudizio universale. Esatto. Mamma mia! Allora io faccio il paradiso e tu l'inferno. Pescate un'anima. Peschiamo la prima anima. Cerchiamo di pigliare. Eccolo qua. Oh, questa c'ha la faccetta d'angelo. Questa è l'angioletta. Per noi... In acca vieni in paradiso. Che? Quest'anima la conosco! Questa è l'anima di un vecchio usuraio! Mamma mia, ci inchiappatelo sul paio! Sapete che faceva? Che faceva? Donava il denaro al 300%! Succhiando il sangue della povera gente! Si succava il sangue! Giunto in extremis! Negò la benedizione del prete! Mamma mia! Morì! Meno male! L'anima sua vagante! Dove doveva andare? Si trovava il sangue della gente! Era un criminale! Allora all'inferno questo qua deve andare! Mandalo all'inferno e tu scunnaggiate! Usurpaio! All'inferno deve andare! L'usurpaio là! Mandato all'inferno! Tutto quanto? Tutto! Non c'è rimasto niente? Niente! Vabbè! Pescavo un'altra anima! Pescavo un'altra anima! E prima mi sono sbagliato, pareva un angioletto, quello era un disgraziato, un usurpaio che si zuccava il sangue della povera gente, ma mi piglia questo qua. Ah, guarda che anima candida, questo si vede proprio che deve venire in paradiso, in acca, vediamo. Sì, e questo c'ha proprio la faccetta da un'anima candida, guarda. Che è stato? Quest'anima la conosco! Questa è l'anima di un celebre camorrista! Mamma mia, ci inchiappato carrobista! Fin da bambino si era dato alla macchia! Sì! Aveva sulla coscienza ben 7 omicidi! E poi furti! Scassi! Rapine! Attentato! Mamma mia! Morì! Meno male! L'anima sua dannata! Dove doveva andare? Ero un veloce carrubista! Avevo tanti assassini lì! Tantissimi! Ah, allora deve andare all'inferno, sicuramente! Mandalo all'inferno! All'inferno! Deve andare! Deve fare i conti con il diavolo questo! Sicuramente che l'hai mandato all'inferno! È sceso già all'inferno? Sì! Quando vado all'inferno scende nella bellezza! Riprovi! Pescate un'altra anima! Un momento! Facciamo che la bocca tua è il paradiso e la bocca mia è l'inferno! E cavolo, ci scurnacchiate i nasi! Va bene! Pescate un'altra anima! Pescate un'anima! Dunque, allora... Ecco, mamma mia, guarda qua, non si voleva nemmeno far invizzare. Questi c'ha, guarda, c'ha pure una cicatrice, ma qua, guarda, questo è un disgraziato, questo è un virato a sassolino. Vediamo. Vediamo.
Quest'anima la conosco. E conosce tutto quanto. Questa è l'anima di un ricco sacerdote. Nella sua vita compì opere di bene. Aprì ospizi. Compì miracoli. Morì santo. L'anima sua beata dove doveva andare? Non aveva nessun peccato. Nessuno. Non avevo rubato nemmeno una camarella. Nemmeno una caramella. Morì santo. Santo. Dove? Paradiso. Sì. Quindi questo Pulcinella, bambini, vi piace questo Pulcinella? Sì! Quante ne combina! E ancora lo vedremo in scena, perché stiamo per proporvi ancora una farsa, questa ha per titolo Pulcinella Pretendente. Buon divertimento! Degli auguri, gli parlerai di noi. Va bene, come si chiama tuo padre? Papà si chiama Raffaele, ma mi raccomando, Pulcinella, sii gentile, educato. Papà è un uomo molto di riguardo. Ah, sei tranquilla, tu sai che per l'educazione sono fatta apposta. Va bene, allora io rientro. Tu aspetta un po', bussi e poi ci parli. Non ho capito. Io rientro. Tu aspetta un po', bussi e poi ci parli. Allora, tu bussi, io ci parlo e poi aspettiamo un po' tutti insieme. No, non ho capito. Io rientro. Tu rientri. Tu aspetti un po'. Io. Tu bussi. Io. Tu ci parli. Ah, ho capito, facci tutto così. Va bene? Va bene. Allora io rientro. E che se va bene? A dopo. A dopo. Mamma mia, mi fate sbagliare delle emozioni. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Io aspetto un poco. Poi aspetto un altro poco. Poi aspetto un altro poco. E poi mi sono scucciati a aspettare. Raffa! Ha ha ha!
assurdo? Masturofe! Ma chi è questo mascalzone maleducato che si permette a chiamarmi Rafè? Rafè! Poi ha senduto! Siete voi che gli ho bussato? Sì, sono stato proprio io! Come vi permettete a chiamarmi Rafè? Ma perché non mi chiamate Rafè? Io sono il commendatore Raffaele Cucozza! E voi? E mi presento pure io, Uncinella Citrullo di Napoli. Ditemi qual è il motivo della vostra visita. Commendatore, io vi voglio fare tanti auguri per il vostro compleanno. Grazie. Voi dovete campare una lunga vita. Grazie. Dovete campare quando campa il sole. Ma perché? Quanto campa il sole? O sole nasce a Amati e morasi. Voi scherzate? Ebbene. Insomma, ditemi, che cosa desiderate? Ah, caro commendatore, a questo mondo tutti si svagano, tutti si divertono, tutti si innamorano. Io mi sono innamorato. E io cosa c'entro? Mi sono innamorato di una bella ragazza che la conobbi in un giardino pubblico, un giorno di primavera sotto Natale. Ma perché Natale arriva in primavera? Era il 21 aprile, Natale di Roma. Io la guardai, lei mi guardò, io la fissai, lei mi fissò. E rimanemmo fessi tutte e due. A un certo punto lei mi ha detto: vieni a parlare con papà, ed eccomi qua. Volete alludere che questa ragazza è mia figlia? Animale quadrupede, è mezz'ora che sto parlando e non l'avevo capito. Dunque, voi fate all'amore con mia figlia ed io non ne so niente? Ma perché? Lo devi sapere tu! Certo, io sono il padre e il padre è la prima persona che deve sapere tutto. Raffè, come sei adeguata! Questo succedeva una volta. Un ragazzo conosceva una ragazza, si mettevano a fare l'amore, andavano a parlare col padre, poi si sposavano e facevano i figli. E oggi è cambiato qualche cosa? Tutto! Oggi, prima i figli! Poi si conoscono, poi si mettono a far amore, poi si sposano e se hanno tempo vanno a parlare col padre. Ho capito, ho capito. In fondo voi non siete cattivo. Mi siete anche simpatico. E lo so. Ditemi, che cosa fate? Di lavoro intendo. Ah, io sono il primo del municipio. E la pippa? Siete il sindaco? No, prima. Ma prima del sindaco non c'è nessuno. E ci sto io, sono come portinaio. Beh, voi capite che non posso dare mia figlia ad un semplice portiere. Vabbè, don Raffè, ma io faccio anche il comico teatrale. Beh, vi do mia figlia. Ah, che bellezza! Vieni, Gabriella! Vieni, Gabriella! Allora, siete contento? Sì, sono contentissimo! Anzi, perché è quasi mezzogiorno? Vi invito a tavola! Beh, finalmente so mangio! Così parleremo meglio! Bene! Io mangio con il cannone a tavola! Oh, mamma mia, come vedo che c'è sta un'altra guerra! Che cosa avete capito? Voi avete detto ci mettiamo a tavola e spariamo un cannone! Intendevo dire in punto a mezzogiorno il cannone. Ah, voi intendete il cannone che spara da Roma, quella Gianicolo. E qua siamo a Marina di Camerotti, vicino in morte lo cannone. Ma allora è ora. Andiamo a tavola? Andiamo a tavola. Perché a tavola e tavolella non manca mai con le cenelle. Ma ubriaca e 100 pazzie lo voglio fa. E se su bello pubblico mi batterà le mani, da mo. Fino a domani lo staremo a ringraziare. Thank you.
Bravi! Andiamo con questi. Bene, una giovanissima compagnia, lo spettacolo si conclude con questa magnifica tarantella. Permettetemi però di concludere la serata come di consueto. Noi ci divertiamo così, giochiamo a fare un po' la tournée estiva nelle strutture ricettive alberghiere qui a Marina di Camerota e a Palinuro, e abbiamo voluto concludere questo mini tour qui sulla nostra magnifica terrazza del molo della nostra bella Marina di Camerota. Quindi vi rubo ancora un minuto. Vabbè. Si sentiva? Sì! Vabbè, dai, è uguale. Sì, ok, questo è più profondo, è più da presentatore. Vi rubo ancora qualche minuto, gentilissimi ospiti e carissimo pubblico di Marina di Camerota, concludendo la serata come di consueto, ovvero sia presentandovi ad uno i nostri componenti. Parto immediatamente da questa idea che abbiamo avuto quest'anno, questo splendido connubio tra la Bottega del Sorriso, che è il laboratorio teatrale, e la scuola e associazione di danza Il Carion. Abbiamo voluto unire queste due discipline meravigliose che sono la danza e la prosa, in questo caso specifico napoletana, e quest'anno hanno partecipato con noi con il balletto iniziale sulla musica di Pino Daniele e queste due tarantelle la nostra Raffaela Saggiomo e Valentina Sorgente. Grazie ragazzi, ne approfitto sulla piazza di Marina di Camerota, non l'ho detto mai, ma per dire che sono veramente felice di avervi avuto in compagnia quest'anno. Sono contentissimo di questa splendida iniziativa, spero che duri, perché vi faccio i miei complimenti per come è andata quest'estate. E proseguiamo da allieve di scuola di danza e associazione di danza agli allievi del laboratorio teatrale La Bottega del Sorriso. Comincio da lui, vieni qua. Allora, non l'abbiamo detto all'inizio perché sembrava un po' piangeria o fare i piacioni. Il nostro piccolissimo allievo ha dovuto sostituire in 24 ore, cioè da ieri, il nostro attore principale, che è Antonio Scarano, che purtroppo è a letto con la febbre, e ha avuto un compito difficilissimo di sostituirlo in questa farsa facendo il carabiniere, per cui un applauso fortissimo a Giovannino Guzzo. E naturalmente poi presentiamo i nostri allievi che sono al secondo anno di questa bella esperienza col mini tour. Sto parlando veramente ovvero sia di Andrea Colarusso e la nostra prima e unica donna Marianna Isabella. Un applauso forte al nostro la regia tecnica di Alessandro e Isabella, e un applauso anche da parte mia fortissimo al mio amico Gerardo Principe, che ha curato tutta la parte tecnica perché questi microfoni possano arrivare a voi gentilissimo pubblico. Un applauso va anche al nostro Domingo Troccoli, che ha tirato su tutta la scenografia qua, il vento ci ha fatto un baffo direi, e l'assistente, dove è il piccolo Mattia Petti, vieni qua, fatti vedere, vieni qua, eccolo qua, Mattia Petti. Sono dietro le quinte, loro sono, fatti vedere, e loro sono veramente la base portante delle compagnie. Avete visto un sacco di giovani qui sul palco, perché noi ne abbiamo fatto una sorta di, non di missione, ne abbiamo fatto un punto di partenza. Trasmettere la nostra passione ai giovani e consentirgli delle splendide emozioni con un pubblico così caloroso e numeroso. Perché diffondere l'arte penso che sia anche un po' rendere il mondo del futuro un po' migliore. Tutto qua.
Un ringraziamento va all'amico Gioacchino, un saluto faccelo per Liguisati Web, Liguisati nel mondo che ci segue sempre. Regista e capocomico della compagnia, Catello Balestrieri. La parte che compensa la giovane età sono tutti praticamente nipotini. Consentitemi però un ringraziamento particolare, non ci aspettavamo un pubblico così numeroso, siamo a fine stagione, noi per scelta la facciamo a fine stagione, la serata conclusiva, siete stati numerosissimi e calorosissimi, grazie a voi. Purtroppo continuo con i ringraziamenti perché ringrazio chiaramente il comune di Camerota nella persona del delegato allo spettacolo, l'amico Manfredo D'Alessandro che ci ha consentito di utilizzare il palco e tutta la logistica. Facciamo un applauso al comune che ci mette a disposizione le strutture, soprattutto ai nostri sponsor che ci hanno supportato, ahimè, economicamente, perché queste manifestazioni portano anche delle spese, sono l'agenzia immobiliare Ricco e il Siani, la Sivan Vernici e Pitture e la cooperativa Cilento Mare, tutti amici e amici dell'arte. Grazie, mi sembra di non aver dimenticato nessuno, grazie di cuore a tutti voi per averci supportato e applaudito, grazie, buon ritorno a casa.